I nuovi sistemi di motion control offrono una prospettiva di gioco in stile Nintendo Wii anche ai possessori di PS3 e Xbox 360. PlayStation Move utilizza un sensore da impugnare che interagisce con la telecamera PlayStation Eye. Kinect invece utilizza una cosiddetta telecamera 3D perché grazie al sensore infrarossi è in grado di leggere i movimenti del corpo senza bisogno di impugnare fisicamente un controller. Approcci differenti che portano a quali risultati? Bene, nel caso di Move la parola d'ordine è precisione. Niente sfarfallamenti del puntatore, niente latenze e perfino rilevamento dei movimenti del polso. Il controller è anche molto ergonomico da impugnare e si adatta praticamente a qualunque illuminazione ambientale grazie alla sfera luminosa che cambia colore. Di contro la continua calibrazione richiesta dal controller Sony è piuttosto fastidiosa. Vediamo Kinect. Qui addio controller, si è completamente liberi. Kinect stabilisce una fisicità con il videogame mai vista prima. E l'impatto è sorprendente anche se sbracciandosi per casa servirà uno spazio minimo per muoversi, soprattutto se si è in due. Magari non è proprio l'ideale per chi sta in un monolocale. Prendete bene le misure prima di acquistare Kinect. Dopo aver provato PlayStation Move stupisce comunque la semplicità della calibrazione di Kinect. Bastano 5 minuti al primo avvio. Dopodiché il sensore riconosce qualunque persona entri nel campo visivo della telecamera. Anche stando completamente al buio. Limiti, Kinect riconosce fino a 4 giocatori ma può gestire i movimenti solo di 2. I movimenti sono riprodotti con una fedeltà più che buona ma i giocatori di vecchia data come noi noteranno un leggero ritardo nella risposta. Parliamo di titoli, sì. La classica declinazione di questi sistemi di motion control, almeno in questa prima fase, sono i party game con gli amici e i titoli sportivi o di fitness. Titoli che abbondano sia su PS Move che su Kinect. E che si rifanno ovviamente agli analoghi giochi disponibili per Nintendo Wii. Vediamone qualcuno. Su Move gli sviluppatori non hanno fatto un granché per il periodo di lancio, con una decina di titoli di qualità però abbastanza scadente. Mancano insomma le cosiddette killer application e persino Sport Champions fatica a rivaleggiare con Wii Sports a causa dello scarso coinvolgimento che induce. Nonostante a livello tecnico sia il miglior banco di prova per PlayStation Move. Bisogna scegliere insomma fra il meno peggio, per cui tenetevi alla larga da The Fight, picchiaduro con grossi problemi nel riconoscimento dei movimenti. O da Stard Party, una raccolta di minigiochi in realtà aumentata che giocherete un paio di volte e poi basta. E anche da Kung Fu Riders, pure qui con un sistema di controllo ai limiti della giocabilità. Alla fine la miglior prova di sé Move la dà con Heavy Rain. Nell'attesa di Little Big Planet 2, Killzone 3 o Virtua Tennis 4. Semaforo giallo, insomma. Va meglio con Kinect, Microsoft ha organizzato un lancio in grande stile con 17 titoli. Nulla di trascendentale, ma su qualcuno ha fatto davvero centro. Ad esempio Dance Central, per chi ama ballare. Oppure Your Shape Fitness Evolved, per chi non ha tempo di frequentare una palestra e vuole ugualmente tenersi in forma. Divertente Kinect Sports, soprattutto con i minigiochi del bowling e del ping pong. E per finire Kinectimals, che pur non profondo come Nintendox, riesce comunque ad attrarre l'attenzione, soprattutto dei più piccoli. Da evitare invece Sports Island Freedom, con grossi problemi di riconoscimento dei movimenti. E Sonic Free Riders, altro titolo con un sistema di controllo davvero mal implementato. Alla stessa maniera di Fighters Uncase, un disastro. In definitiva, semaforo verde per Kinect, che pur a dispetto del prezzo ha vinto la sfida del Natale con Move e ha già piazzato oltre 8 milioni di pezzi nel mondo. Parliamo di prezzi. Il controller di movimento PlayStation Move costa circa 40 euro, poi ce ne vogliono altri 30 per il controller di navigazione. E non dimentichiamoci la camera PSI, alla fine conviene il bundle chiamato Starter Pack, che per 60 euro offre controller di movimento e camera più giochi in versione demo. Kinect invece viene venduto in bundle con il titolo Kinect Adventures ed è sensibilmente più costoso, 150 euro. Ovviamente sia Move che Kinect si trovano anche in bundle con le rispettive console e in questo caso si risparmia qualcosa. Sia Kinect che Move sono buoni per le serate con amici, quindi perfetti per le feste appena trascorse, oltre che per i giocatori occasionali, dunque non noi, ma se amate i videogame non casual, i controller tradizionali restano l'opzione migliore.